のアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。こんにちは、benvenuti voi qui mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti qui in un nuovo episodio di Atelier Raiza Iver Darkness di Secret Hideout in collaborazione con la mitica magica Koch Media Games. E allora, cari ragazzi e ragazze, siamo giunti all'episodio numero 22. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede nel fantastico e magico e alchemico mondo di Atelier Raiza. Allora, bene, quindi eccoci qui, come al solito, oserei dire, nella cameretta di Raiza. Però abbiamo scoperto nell'ultimo episodio che la nostra cara Raiza si vuole allargare. Vuole costruire un suo atelier separato dalla casa. Chissà dove, poi toccherà un attimo andare a sindacare. Ma vediamo un po', allora, il da fare. Ovviamente la rima non era voluta. Comunque, allora, vediamo un po'. E infatti, vedete, everyone changing, cioè tutti possono cambiare. Allora, vediamo un po'. Clearing in Pixie Forest. Ah, quindi là bisogna andare a pulire. Quindi bisogna pulire la foresta dei folletti. Ok, perché comunque la nostra Raiza ha bisogno di materiali. Materials she needs one by one, but there is still a long way to go before the other finish. Ok, e quindi prende di costruirsi, cioè meglio, fabbricare il suo nascondiglio segreto, che poi sarà nient'altro probabilmente appunto che il suo atelier alchemico. Ok, quindi di andare lì e niente, quindi potete liberare la foresta. Make five of each and give them to your friends in Pixie Forest. Quindi bisogna fare 5 each materiali necessari. Allora, 5 materiali necessari. Give them per darli ai nostri amici nella foresta Pixie, ovvero dei folletti. Vabbè, allora andiamo là e vediamo un po'. Andiamo un attimo a liberare questa foresta. Non c'è nessuno qua, i nostri genitori che scoccia? No, oserei dire di no. Bene, bene. Allora, andiamo in questa foresta. Dal porto segreto, che sta di qua. C'è un po' di foschia. E allora, vediamo un po', vediamo un po'. Beh, questo tanto possiamo raccogliere qua. Vai, swinga qui, va. Ok, bene. Non so mai. Raccogliamo sempre un po' tutto. Ok, bene così. E vediamo un po', vediamo un po'. Allora, bene, eccoci qua. La bagnolora l'abbiamo presa, bene. Sì, ok, ci sono un sacco di pesci differenti. No, quel mostro magari no. Per il momento, tanto dobbiamo andare a liberare la foresta. E ci sono già qua delle pixie, dei folletti. Però non scocciano. Vabbè, andiamo verso l'obiettivo, vediamo un po'. L'obiettivo è di qua. Ok, Pixie Forest. Bene, bene, foresta dei folletti. Dietro c'è qualcun altro? No, ok. Mamma mia, Raiza, quanto sei carina. Allora, poi ci sono dei mostri di ciattole che si fanno gli affari loro. Questi non si possono, i funghi giganti non si possono prendere. Ma loro sì, i funghettini questi qui sì. Poi sono, no, dai, no. Velenati, no, dai, speriamo di no, che cavolo. Qua si può addirittura anche salvare. Bene. Però il nostro obiettivo è per di là. Questa che caspita è, vai, sfondiamo, va. Ah, ok, sono i fiori quelli. Quelli buoni. Ok, ma sì, raccogliamoli, va. Quelli rossi, bene, bene, vai così, spinga qui. Allora, l'obiettivo ancora non è qua. Vai così, brava Raiza. Vai, vai, ok, bene così. Poi lei dice, sottolinea, ha fatto l'importanza che ci siano tante piante. Bene, bene, ci fa piacere.
Ok, ma qua non è dove c'era il mostro gigante? Non passava per di qua? Non so se vi ricordate. Ecco i nostri amici, va, meno male, va. Ah, ma c'è pure la nostra amica Claudia. Parliamo, va. Allora, if you have the money, to... Ah, ok, quindi ognuno ha il proprio materiale. E al momento non ce l'abbiamo, cavolo. Vediamo un po'. Oh, lui ce l'ha. Oh, per lui ce l'abbiamo. Sto armadillo, infatti, vai. Ma tutti? Vai, confermiamo tutti quanti. Quasi tutti, va. Oh, ok, vai lento, coraggio. Inizia a fare il muratore, dai. Hai bisogno di più materiali ancora? Vabbè, ok. E c'è bisogno di più materiali. Ma qua sotto non si può andare? Sì, si può, sì che si può andare. Di che caspita di materiali c'è bisogno ancora? Vai, cerchiamo qua. Ah, questo, ah, ok, per se ti piace, dice questi sono buoni per far creare qualche arma. Ma sì, dai. Dai, diamantite, bene così. Ma per di qua? Vediamo un po' che ci sta di qua, va. Arbor Ruins. C'è un albero gigante. Vai, raccogliamo qua. Lì dentro non si può andare, va bene, ok. Ma sì, siamo sicuri che vogliamo queste piante. Che caspita di domande fai? Ma di là c'è il punto interrogativo, ok? Non ci si può andare qua? Vai con i fiorini rossi. Ok, bene così, quindi sono buoni come il pane. Swinga qui, ok. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa di buono qui da queste parti. Ok. Ma mi sa che poi bisogna creare tutto quanto. Bisogna creare tutti i materiali, cavolo. Però c'è di liberare la foresta. Vai. Vediamo un po' questo che è miele? Sì, ok. Vai. Ah, ma qua c'è un calderone. Buoni tutti. Ma c'è un calderone qua? Ma sono pure dei libri. Ah, ma interessante, cavolo. Qua che ci abbiamo? Ok, della sabbia. Poi lì c'è un mostro. Vediamo un po' finché si fanno i cavoli loro. Che ce frega, da. Sì, sì, raccoglie tutto. Tenta, sta preoccupato. Fiorini blu, ok, bene. Allora i funghi là. No, quelli si fanno i cavoli loro. Che vedete, non è che attaccano. Non attaccano, ok. Vediamo un po' di qua che ci sta. Ci stanno queste pietre strane. Oh, vediamo un po'. Vai, swinga qua. Ok, bene. E ci sono pure cristalli. Che dovrebbero essere buoni come il pane. No. Che caspita è questo gigante? Ah, ma ci ha attaccato lui. Vai così. Mortacci tua. Vai Dao. Occhio ragazzi. Vai così. Vai così. Dai, facciamo. Aia. Occhio. Occhio.
Vai così ragazzi. Ancora con sto freddo. Vai, punto critico. Vai così, però è tosto questo. Vai così. Vai così ancora. Vai così, Lent. Vai così, grandissimo Tao. Occhio. Vai così, ancora. Vai così, Raiza. Vai così. Vai così, ragazzi. Vai. Vai così, Tao. Grandissimo, ma che manca poco. Che caspita fa? Occhio che schioppa magari. Vai così, Lent. Vai così, Tao. Occhio. Tacci tua. Vai così, ragazzi. Vai, Tao, tocca a te, Tao. Occhio. Vai così. Vai così, che da che manca poco. Vai così, Raiza. Vai, Tao. Occhio. Vai così. Vai così, Tao. Vai così. Aio. Vai così da lontano. Vai così. Ottimo, Tao. Grandissimo. Bene così. Ottimo così, ragazzi. Mamma mia, altra vittoria. Bene. Giant Puny Ball abbiamo fatto fuori di livello 34. Qualità C non era male. Non era affatto male il Puny Gigante. Bene, vediamo poi, possiamo andarci con l'accetta? Niente, manco con l'accetta si può andare. Niente, cavolo, non si possono prendere queste caspita di rocce strane, vabbè. Prendiamo qua, vediamo un po'. Cerchiamo di andare un po' più avanti, vediamo un po' che caspita gli sta per di qua. Col punto interrogativo si potrà andare di qua? In questa nuova zona? Ok, nuova scoperta. Buono così, ok. Buoni sti fiorellini. Qua è tutto buono. Più che altro il legno ci serve. Vai, oh. Vai così d'accetta. Oh. Vai col legno. Prendiamo qua. Vediamo un po' ste rocce che sono. Ok, soft stand. Della sabbia. Vai, prendiamo il legname. Legno ci serve. Vai così. Brava boscaiola. Dai. Vai d'accetta. Ancora così d'accetta. Vabbè, questo poi vediamo un po'. Qua cerchiamo così. Vediamo un po' che quello che possiamo prendere prendiamo. Sti funghi, ok. Però non sono velenosi.
Allora, qua ci sono delle... dei folletti che ridono pure. Che caspita vi ridete? Che stanno intorno a quella... quella cosa là. Ma andiamo un po' in perlustrazione. E quella che caspi guerrieri sono? No, dai, non so manco di che caspi livello sono quella. Ok, direi che per il momento li possiamo pure lasciare stare. Vediamo un po' qua sopra che ci sta. Vai, cerchiamo qua. Wild potato, ok. Dai, di patata. Che so sti cosi? Va bene, ok. Sono delle cose strane, va bene. Vediamo un po' qua che ci sta. Ok, dovrebbe essere una sorta di nido. Perché vedo delle uova dentro. Ma qua? Vai, accettiamo, inizia a accettare. Vai, vai, con l'accetta. Vai così. Vai così. Ok. Ma direi pure di... torniamo un attimo indietro, va, vediamo un po'. Oh, quante bestie ci stanno da queste parti? Ah no, questa è una nuova scoperta. Ah, cavolo. No, là no. Eh sì, nuova scoperta, là ci sta una bestia gigante. No, vabbè. Vai, spacchiamo qua, ok. Corriamo, corriamo qua. Oh, no, così si può fare fuori. Oh. Dai, dai, accetta. Dai, con l'accetta. Si trova roba buona. Vai così. Vai, dai, accetta pure qua, così. Vai, dai, accetta pure qua. Ah, abbiamo beccato pure questi. Vabbè. Vai, Tao. Occhio. Vai così. Vai così, Raiza. Fai la tua magia. Vai, Tao. Così. Ok, grandissima altra vittoria. Bene così. Cerchiamo di portarli a livello 17. Ci vorrà un po', ok. Dai, d'accetta, bravissima, così. Pure qua, va. No, ok, là stiamo tornando indietro. Ok, no, vabbè. Vediamo un po' di andare verso l'obiettivo, ma... in realtà... diciamo di fare piazza pulita, ma... in realtà c'è scritto di portare 5 cose nei materiali necessari da dare ai tuoi amici nella Pixie Forest, nella foresta dei folletti. Però with the material ready, quando i materiali sono pronti, they need to add to the clearing in Pixie Forest. Vabbè. Vediamo creare i materiali. Però comunque dobbiamo dare tipo i mattoni, perché il nostro caro Lenta deve fare il muratore, cavolo. Questi rossi raccogliamoli. Ok, new discovery. Ah, ok, bene, abbiamo fatto pure una nuova scoperta. Ottimo così. Non puoi aspettare? Vabbè, ho capito. Amico mio, devi un attimo aspettare. Attendi un attimo. No, 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 no. Ah, vedi che come attaccano invece se vogliono. Brutte bestiacce, attaccate, se volete. Oh, vai di tesoro, apri qua.
Oh, 300 monete, buone, buone come il pane. Vai da città qua. Qua che ci abbiamo, di qua. Ok, va bene, tutto materiale buono, magari ci creiamo i mattoni, va? Di qua un po' di ragnatele. Sì, sì, vabbè, tranquilla, tranquilla, non ti preoccupare. Di qua dove caspita si va? Vai, spacca qua. Spacca di qua. Che è sto pertugio? Passa un po' qua, vediamo un po' che caspita ci sta. Oh, porca la miseria. Oh, Pixie Spring. Qua è pieno di folletti, di streghette, cavolo. Un'altra nuova scoperta. Prende... Cioè abbiamo un sacco di zone nuove, cavolo. Queste svolazzano. Non è che però ci attaccano. Quella svolazza là. Ok, ok. Ma si può tornare indietro? Sì, così, sì, ok, bene. C'è questo pertugio, bene, bene. Però tanto non indica di qua il nostro obiettivo. Vai, raccogliamo qua questi materiali che possono sempre servire. Ah, ma là che ci sta? Un qualcosina? C'è un tesoro? No, però c'è un altro calderone là. Ma che strano. Poi c'è un punto interrogativo, non so, boh. Vai, qua, vai da accetta, bene così. Ok, fiorellini rossi, bene. Qua pure indica Lantern Tree. Cioè l'albero lanterna, eh. Però non so, non ci si può andare, non ci si può accedere a questo albero? Lantern Tree, non c'è nessun pertugio qua, no. Non c'è nessuna entrata? Parebbe di no, però ci avrà una sua valenza, ci avrà una sua importanza sicuramente, magari non adesso. Va bene, va bene, vediamo un po'. Hidden clearing, ok. Questa no, questa comunque. Ah no, zona. Ah, ok. Questa è la zona tranquilla. Clearing, ok. Quindi niente, abbiamo probabilmente. Bello qua. Bello questo mare qua. Vai di conchiglia. Sì, sì. Pure. Tanto è contenta, Raiza. Bene così, puro muro. Prendiamo un po' tutto. Ma qua. Ah, ok, possiamo pescare, non abbiamo la canna da pesca, cavolo. Vabbè. Ok. Vai, qua, spacchiamo st'albero. Non puoi più? Ah, cavolo. Abbiamo riempito tutto il nostro contenitore, vabbè, ok. Quindi qua dobbiamo creare il nostro nascondiglio segreto. Ok, bene, bene. Allora, quali sono i nostri tre amici? Vediamo un po'. Hai bisogno di più materiali. E non so, Tao, che caspita possa fare. Ma Claudia? No. Hanno bisogno di più materiali. Ma vediamo un po' qua che ci sta. Ah, cavolo, ma abbiamo finito il nostro contenitore. Qua dentro si può entrare? No. Quindi mi sa che morale da fa abbiamo abbellire
abbellire questa casupola qua. Beh, oddio, casca un po' a pezzi, eh. Obiettivamente. Però ci si può arrivare solo dal porto così, cavolo. Non c'è nessun teletrasporto a queste parti. Vabbè, allora, vediamo un po'. どっちを見てもいろんなものがあって面白いね。いや、面白いやっね。ぱり島の中とは違うな。よーい。もう元に。Ah, cavolo. Ok, è tutto pieno. Va bene, ok. Vediamo di tornare nella camera di Raiza, di sintetizzare qualcosa che possa, tipo i mattoni possono comunque servire all'ente, fa il muratore, per cui. Vediamo un attimo di. Vediamo un po' di creare dei mattoni per l'ente, così lui fa il muratore. Ah no, qua possiamo. No, non c'è teletrasporto manco qua, già. Vabbè, allora prendiamo la nostra bagnaruola, eccola qua, la nostra barchetta, e vediamo un po' di creare un qualcosa che ci possa aiutare nel creare il nostro nascondiglio alchemico lì su quell'isola. Vediamo un po'. Ok, eccoci arrivati a casa. E vediamo un po' di creare un qualcosina, va. Ah no, ecco i nostri amici. Inesperienti sono arrivati qua. Dice, ok, dice Raiza, sì, ho incontrato Empel, ma è un attimo impegnato nelle cose そうだね。alchemiche. Eh sì, tutti quanti siamo, beh, stava impegnato con i suoi libri. Oh. Dice, Lilla mi sta iniziando delle nuove, mi sta insegnando delle nuove cose. E ho detto, vabbè, ok. Quando io potrò scappare da mia mamma, potrei creare un nuovo mondo, addirittura, e vabbè. Insomma, è piccolo, no? Comunque è importante per me, insomma, di creare, appunto, lei vuole creare questo nascondiglio segreto. Certo, non si può creare un solo giorno. Dice, ok, tranquillo, insomma, togliamo pure noi. Ok, bene, bene, ok. Dice, sì, possono essere cose, posso creare delle cose fighe con l'alchimia. Dice, appunto, dice, oh, io ho bisogno anche di un grande calderone, di un grande magazzino, sono tutti i materiali. Quanti materiali c'hai, cara? Che è peggio di Ikea, sei. E insomma, adesso stiamo valutando questa cosa. Sono tutte cose, tante cose importanti. Cosa si fa seria? Imparate a lavorare tutti quanti insieme. E ok, bene. Ok, allora vediamo un po' cosa possiamo creare per il nostro nuovo atelier. Allora, vediamo un po'. どうしようかな。Allora, esplosive bombe ce ne abbiamo. Questi altri pure. Allora, hammer. Bomb rod, fishing. La canna pesca non sarebbe どmale. こ Vediamo un に入po'. れNo, ようちかmanca な。del materiale. Bug どこにnet. しよう。Ma il legname, non ne avevamo comprato il legname, l'avevamo preso. どこにしよう。Nemmeno questo qui. Lingotto. どこにしよう。さあ、何を入れよう。さあ、Allora, vediamo un 何を入po'. れよう。いいもの、できそうな予感。何を入れるのQualcosa がdi いいかな。rosso. いいもの、できそうな予感。Ok, 何qua を入ねれる vuoi のがいいか due. な。さあ、何を入れよう。うわ、いい、Su どgo, su れgo. がいいかな。Allora, spin charge. Va bene, ok, tutto これでうまbuono. くいくかな。Vai così, cara. Ok, できた。バッチリ。dai, abbiamo creato della farina. Bene così. Fibre alchemiche. 19, ok, vediamo un po'. Recipe lift, Helioprox. Water sword. Curca in Svizzera ce ne abbiamo 4. Building materie. どこにおしお、よう。ok. さあ、Vai, 何legname を入ce れよう。l'abbiamo. Vai così.
Un altro, qua che te lo mettiamo, bene. Qua qualità 1, vai, utilizziamo, va questo, sto ciocco. Ok, qua vuoi qualche ghianda, vediamo un po'. Qualità rossa. Vai, questo ti può andare bene? Ok. Di qua. Ok. Ok, vediamo un po'. Ah, ok. Del. Che okay, tipo del parquet? Della linea per parquet? Non so, boh. Vabbè, bene così, bene così. Ok. Build di materia ne abbiamo due. Creiamone altre. A questo punto, tanto legname ce l'abbiamo. Vai un altro. Ok, di qua. Ah, cavolo, non ce l'abbiamo niente, cavolo. Ok. Qua ho qualcosa di giallo. Bene così. Di qua dovrebbe andare bene questo. Ok. Vai così. Ne vediamo un po'. Altre due unità. Ok. Stone material. Vediamo un po' qua. Cerchiamo di creare un po' dei mattoni, va? Un po' qualcosa di rosso. Ok, di qua qualcosa di giallo. Vai con questo, ok. Su, go, di qua. Vai, qualcosa di verde. Bene. Qua altro qualcosa di rosso. Cioè abbiamo questo qui, ok. Vai, va bene tutto, vai così. Ok, vai, vai con mattoni. Questi possono essere buoni. No, questo qui. Va bene, ok. Vediamo un po' di creare altri mattoni, va. Ecco, lì qualcosa di rosso non ce l'abbiamo. Porca miseriaccia, però... Posso andare bene pure questi? Vediamo un po', proviamo. Ok, vai così. Sì. Va bene ancora qua. Ancora? Ok, vai così. Vediamo un po' che esce fuori. Va bene, altri mattoni, bene così. Ok, ne abbiamo 7. Non so quanti ne serviranno. Continuiamo a costruire, a creare anche di qua. Più che costruire. Di giallo, c'ho questo ciocco qua. Ok. Di qua. Uno. No. Volevo mettere questo qua. Vai così, ok. Vai con la ghianda. Vai così. Vai, ok. Dai che manca poco. Manca poco e livella. Vai, possiamo creare ancora? Sì, ok. Uno. Vediamo un po'. Di qua. Giallo, cavolo, non ce l'abbiamo. Di qua. Ok. Una ghianda qua mi pare di averla vista. Eccola qua. Vai così. Di qua ancora 3. Vai così. Ancora. Quante caspiate ne servono? Ok. Vai così. Vai così. Manca 3, cavolo. Vediamo un po'. Questo possiamo crearlo? Sì. Dai. Vediamo un po' di... Qualcosa di rosso. Vabbè, se mettiamo questo qua viola. Vabbè, va bene uguale. Ok. Ok. Di verde tu. Ok.
Qua invece, così, ok, uno. Vai, vediamo un po' se così va bene. Ok, altre due unità. Ok, va che livellata a livello 19. Ottimo così. Vabbè, i materiali abbiamo creati. Vediamo un po' di ritornare da loro. Il problema è che tocca fare tutta la strada per ritornare. E non si può velocizzare, cavolo, perché di là manca il teletrasporto. Quindi bisogna per forza tornare al porticciolo dietro casa e farsi pure tutta la strada per arrivare in quella zona lì. Cavolo, vabbè, vediamo un po'. Di velocizzare la questione. Vai, così, amica mia, vai, coraggio. Ma una lotta contro queste? Così, tanto per... Tanto per livellare pure qui. Tanto per migliorare... Immigliorabile. Vai con le bombe. Vai così. No, che caspita. Vi ridete, ti ridi. Vai così, lento. Ok. Vai così, vai così. Ok, qua raccogliamo. Vediamo un po' qui si può, ok, salvare, va bene. Magari ritorno, salviamo lì, va. Di qua ci sono queste fatine di qui, ma Flower Ring. Qualche medicina? Sì, forse qualche medicina, chi lo sa. Ok, allora vediamo un po'. Vediamo un po' se... Allora, vediamo un po' lento. Abbiamo costruito una marea di materiali. Hai bisogno di più materiali. Ma che caspita, vediamo un po', Tao. Oh, Tao, oh, bene, vediamo un po'. Vai, vai così. Dai, queste cose fanno a caso tuo, dai, coraggio. Ok, vediamo un po' per Claudia invece. Non gli possiamo dare niente, va bene, ok, vediamo un po' a Tao, possiamo dare qualcos'altro? No, ok. Probabilmente i mattoni li abbiamo creati, cavolo. E make 5 of each necessary material. Boh, 5 lo abbiamo un po'. All'ente abbiamo dato i mattoni. A lui abbiamo dato le travi di legno. Comunque le cose di legno. E sono già due materiali. Però 5 materiali diversi per tutti quanti. Ma per ogni persona? Non so, ma a Claudia cosa possiamo dare? Vabbè. Comunque, insomma, qualcosina abbiamo dato, eh. E a questo punto direi che... A questo punto torniamo anche dietro. Vediamo un po' che possiamo combattere contro questa. Va, vediamo un po' di migliorare. Migliorabile pure qui. Vai così. Vai così con la bombetta, ok. Vai così. Mamma mia, che pezza che gli ha dato. Vai Tao così. Ok, però mi sa che danno fuoco loro, eh. Eh sì, va bene. Go into battle. Vabbè. Vediamo un po' con l'accetta.
Vai, prendiamo questi materiali, va? Così, ok. Vai, swinga qui, ok. Oh, vai che abbiamo trovato il tesoro. Vai tesoro, apri qua. Altre 300 monete, benissimo così. Ottimo. Ma qua non si può cadere, no. Ho qua l'albero. Vai. Vai così che il legname ci serve per costruire la casa qua. Vai così. Vai così. Ok, ecco lì si premo pure salvare. Però tanto comunque bisogna comunque tornare indietro. Quindi tanto vale tornare indietro. Vai con questi funghi giganti. Bene. E comunque abbiamo scoperto, abbiamo trovato tanti materiali con questa accetta. Veramente una buona arma. Ma qua non erano due? Ah sì, no, infatti sono due, sì, no. Ovviamente poi i nemici tornano sempre. Vabbè, questa è una cosa che già sappiamo. Liza, taschete qui. Vai, ragnatela. Bene così. Boku, mega warei kara, koyu osoi no toka chiisai no toka sagasu no nigate nan da yo na. Vediamo un po' così. Vai così, vai de macete. Ok, bene. Vai qua di macete. Ok, bene così. E adesso possiamo pure prenderci la nostra bagneurola e tornarcene a casa. Possiamo anche passare da qui, va? Facciamo così. E accorciamo i tempi. Allora, bene. Ok, bene così. Vediamo poi, possiamo sintetizzare un qualcosina prima di salutarci. Ok, bene. Un'altra ancora? Vai così. Sugo, ok, bene così. E qua di sabbia ne abbiamo. Di qua, questa qualità di qua già verde. Sì, ok. Vai così. Ok, vai così. Ok, bene, bene. Poi leader protection. Qualcosina qua? No, niente. Alla tunica niente. Di qua niente. Questo non credo, no. Ah, però possiamo sintetizzarlo, vediamo un po'. Ok. Ok, bene così. Ma di qua ne servono 5. Ok. Vai così con l'ingotto, vai. Ok, 3 unità, buone. Buone come il pane. Allora, vediamo un po'. Una ce l'abbiamo, ok. Una e due, ok. Poi qua qualcosa di verde, vediamo un po' questo. Sugo, sugo, ok, finché dici sugo va bene, va. Ok, stick hammer di livello C, cioè livello 4, qualità C, va bene, ok. Almeno ce l'abbiamo come arma, non si sa mai. Comunque qualità 50, non è proprio male male male, va bene, ok. Un qualcosino ce ne abbiamo.
Questo qui? Cavolo. Non si può nemmeno sintetizzare, no, cavolo. Questa qui? No, niente. Non si può qua nemmeno sintetizzare di qua, nemmeno di qua. Ok. Vediamo un po', vediamo un po'. Questa si può ancora fare? Una sì, vediamo un po'. Bene così. Ok. Vai di qua. Vai con questa così, ok. Sugo, sugo. Vai un po' di acqua. Ok, livello 5. Vai così. Ok, altre due unità, bene. Ne abbiamo 4. No, cavolo, non possiamo più crearle. Va bene, stone. Ok, va bene. Di qua qualcosa di rosso. Vai, dell'olio, va. Vai, sugo, sugo. Vai così. Di qua qualcosa di verde. Ok, bene. Qui qualcosa di rosso mi sa che non ce l'abbiamo, cavolo. Vediamo un po'. Qui possiamo metterne un altro. Ok. Vai così. Ok, altre due unità di mattoni. Ok. Vai così, te ne serve un altro. Bene. Anche altri tre. Ok, vai così. Ok, bene, bene. Ne abbiamo 5. Questa tunica magari no. Però leader, questo qua, questa protezione qui in pelle, credo, presumo. Questo pure tocca farlo. Questo nemmeno si può fare. Va bene, ok, dai, abbiamo fatto veramente tante buone cose in questo episodio, quindi bene così. E allora, eccoci qui, tornati nella schermata principale di questo Atelier Ryza Ever Darkness The Secret Hideout. E allora, anche questo episodio numero 22 è andato a buon fine, quindi bene così. E allora, se vi è piaciuto, vi invito semplicemente a lasciarmi un like, un commento e una condivisione con i vostri amici per far conoscere Giappogamer lungo e largo. In più, mi potete seguire, potete avere contatti con me tramite i miei vari social. Vi ricordo come sempre pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Basta che scrivete Giappogamer in questi social e mi trovate. In più vi invito come sempre a iscrivervi al mio canale. Mi raccomando, attivate la campanella per rimanere aggiornati con i vari video e episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. E in più ancora, recentemente ho aperto un blog su WordPress dove scrivo prettamente news e recensioni sui videogiochi giapponesi. Mi trovate scrivendo giappogamer.home.blog. E allora, cari ragazzi e ragazzi, vi ringrazio di essere stati fin qui e dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane e ai prossimi episodi.